Buonasera da Antonella Boralevi. Gran finale stasera per il 28esimo Festival di Spoleto, che si conclude domani con il tradizionale concerto in piazza, diretto quest'anno dal maestro Kuhn. Siamo stati qui fin dall'inizio, dal 26 di giugno, il giorno dell'inaugurazione, e stasera, in questa ora di diretta, vogliamo raccontarvi tutto o quasi tutto di questo festival, facendovi vedere degli inserti filmati, facendovi vedere dei brani che abbiamo registrato sui vari palcoscenici e chiamando qui in studio alcuni ospiti. Avete appena visto un flash dall'opera di Sichuan insieme all'opera Kuhn di Nanchino, in cartellone quest'anno a Spoleto per la sezione dedicata all'Oriente a Spoleto, insieme al teatro d'opera tradizionale cinese, il teatro giapponese, con la presenza di un gruppo di teatro danza Butoh, Byakko Sha. Il clou del festival è stata quest'anno la prosa. Dei 7 spettacoli in scena, la palma della critica è andata a Edoardo II. Abbraccia a me, igual che io ti abbraccio! Día tras día de tu ausencia me he consumido deseándote las almas en pena, mi señora. Edoardo II e Mortimer, poco prima di andare in scena. Alfredo Alcon, argentino e adesso primo attore del Centro Drammatico Nazionale. La critica ha scritto di te che sei stato grandissimo. Allora vorrei chiederti, a un certo punto della tragedia, Edoardo II, ormai esautorato, dice di sé: un re senza potere è come un'ombra in una giornata di sole. Ecco, tu, Alfredo Alcon, grande attore, come dice la critica, cosa sei fuori dal palcoscenico? Io credo che primo uno dovrei essere persona per poter essere personaggio del palcoscenico. Io tratto di essere primo davanti da tutto persona e dopo attore. Giorgio Albertazzi, ma è vero, come dice Siciliano, che i teatranti non capiscono che sono gli scrittori che devono lavorare per il teatro? Sì, è vero questo, però non credo che i teatranti non lo capiscono. I teatranti lo capiscono. Purtroppo ai premi letterari, ai premi teatrali, mandano spesso i testi scrittori che non sono autentici scrittori. Ci hanno chiesto pochissimi autografi, siamo rimasti là una serataccia. E ho detto all'ambasciatore che certamente lo dovrò così ripagare in qualche altro modo. Stasera ti faccio uno show, che lui ha bisogno del suo giullare, e porta a me perché è molto esigente. Ecco, tutto qui. Non si è divertito neanche mentre mangiavo, perché io sono a dieta strettissima, mentre qui c'è un cuoco bravissimo, si chiama Giovanni, come si chiama questo cuoco? Giustino, è bravissimo, è riuscito a fare un risotto addirittura col melone. Io allora ho chiesto un antipasto di risotto e poi un melone per cuoco. E beh sì, perché mi sono confuso, non capivo, dice per il secondo un cocomero con due fettuccine, insomma è venuto abbastanza bene. Alain El Khan, scrittore di successo, ecco, scriveresti mai un romanzo su Spoleto? Ieri sera ho pensato, stando con dei ragazzi americani, ho pensato che sarebbe un bel posto, un bello scenario per una storia d'amore, Spoleto. Tipica storia Alain Khan. Una ragazza americana che si innamora di una persona qua a Spoleto e decide di rimanere tutta un'estate. Poi chissà che Spoleto d'inverno non sia anche un posto molto romantico e interessante. Maestro Menotti, un giorno prima della chiusura del festival, un bilancio di questa edizione. Le dico subito che io non sono né un impresario, né un industriale, né un commerciante, io i bilanci non li faccio, li fanno gli altri per me. Toccherei fare il bilancio, voi siete il pubblico, noi proponiamo, voi fate il bilancio. Perciò chiedo a lei, che bilancio fa di questo festival? Senta, no, abbiamo letto i giornali e abbiamo trovato... I giornali non fanno mai i bilanci, il bilancio deve fare il pubblico. Lei non è giornalista, è pubblico. Mi dica lei che bilancio fa di questo festival? Le è piaciuto il festival? Beh, io sono qui in veste professionale, devo dirle che alcuni spettacoli ho trovati molto interessanti, sì, specialmente senz'altro la sezione di prosa. Tra l'altro so che la sezione di prosa avete intenzione di ripeterla anche un altro anno. Sì, può anche darsi che si cambi la formula, ma certo, ma la prosa abbiamo sempre fatto. Sì, no, ma l'idea dell'album teatrale che... Sì, quella è stata molto riuscita. Per adesso salutiamoci sulle immagini del Real Ballet de España, che ha portato a Spoleto la direttrice Maria de Ávila, un programma che ha avuto molto successo e che ha presentato un repertorio tradizionale flamenco spagnolo e anche una Medea gitana. Arrivederci.